Ciao ragazzi, la mia review di oggi sarà su questi nuovi rossetti Revlon Color Stay, quelli satinati. E io ho 5 colori, in America ne esistono 20, in Italia ne esistono 10, 4 di questi esistono anche in Italia, uno esiste solo in America, ma ve li faccio vedere. Questo è Socialite, It Girl, Trendsetter, Woman's Wear, Finale, che è quello che però non c'è in Italia. Guardando lo swatch sulla mano, vediamo subito che non sono completamente opache, lasciano comunque intravedere il colore sotto della pelle. E diciamo che si asciugano creando questa patina sopra le labbra, lasciandole satinate. E vi faccio vedere la prova adesso, durante diverse ore, con uno di questi rossetti. Questo è l'effetto del rossetto dopo circa un'ora. E questo è all'incirca 4 ore dopo averlo messo e dopo aver anche bevuto un caffè. Quindi il rossetto c'è ancora. Secca, evidenzia un po' le labbra. In realtà i rossetti chiari non mi piacciono molto. Cioè io mi ero comprata inizialmente due dei più chiari, proprio non mi erano piaciuti per niente, perché comunque fanno uno stranissimo effetto, sembrano perlati, danno quell'effetto un pochino vecchio sulle labbra. I colori scuri mi piacciono molto di più, infatti. Comunque It Girl e Finale di quelli che ho sono i miei due preferiti, questo e quell'altro scuro. Però diciamo che tendono a seccare le labbra durante la giornata, quindi il feeling che io percepisco è proprio non è positivissimo. Il prezzo è di 14,90 € per 2,55 grammi di prodotto, che vediamo subito quant'è. Questo. Anche toglierlo è abbastanza complicato perché come vedete viene via tipo a pezzettoni, quindi non è che fate così e lo togliete, dovete avere uno struccante e controllare bene. Il mio voto quindi per questo prodotto è rullo di tamburi 6. Vi do appena la sufficienza perché, a parte i colori che non mi fanno impazzire, a parte quelli appunto un po' più scuri, quelli chiari trovo che siano troppo perlato, effetto vecchiarda, non mi piace proprio. Anche il rosa non mi piaceva sulle labbra. Durante la giornata sento proprio che le labbra mi tirano, fa vedere tutti quanti i segni, quindi mi fa sembrare le labbra più piccole, un po' più secche rispetto a quello che sono, quindi non è proprio molto confortevole. Non si dice confortevole, come si dice? Comfortable. Ditemi come si dice, non me lo ricordo più in italiano. Comunque, ragazze, alla prossima!